oggi parliamo di un tema che a me non sta a cuore di più, perché fa parte della mia esperienza, fa parte del mio passato, fa parte della mia vita. Il libro che vi porto oggi è un libricino che veramente lo leggete in un'ora. Io l'ho letto e divorato praticamente in pochissimo tempo perché è un libro molto molto breve, ma quanto mai toccante. Briciole, storia di un'anoressia di Alessandra Rachi, uscito nel 1994 per Feltrinelli. Ve ne avevo parlato nel video di questo mese dedicato alla wrap up del mese di luglio. È un libro che letteralmente mi ha aperto gli occhi per la storia che ne esce appunto da questo romanzo, che sembra essere autobiografico, ma non ne sono proprio sicura perché la protagonista ha un altro nome. Potrebbe essere autobiografico, ma non ne sono assolutamente certa. Se voi lo sapete, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. È un libricino un po' di nicchia, secondo me, perché non l'avevo mai sentito nominare e l'ho acquistato a braccio, diciamo, come autoregalo per il compleanno di quest'anno. La storia è quella di Elena. Elena è una donna cresciuta con dei disturbi alimentari, cresciuta in un contesto che la portava a vedersi più grassa, brutta, compressa, diciamo, in una società e in una vita sociale che l'ha portata ad avere quella che poi è stata diagnosticata come anoressia mentale, sfaccettature che non sempre vengono analizzate nel momento in cui si va ad affrontare un tema così grande e così delicato soprattutto, sfaccettature che possono sfociare in tanti diversi tipi di disturbi alimentari. A questo proposito, io vi segnalo qua sotto in descrizione un video molto curato, molto ben descritto e ben documentato di Timeless Hopeful Reader, uscito da qualche giorno, insomma, da una settimana circa, che parla approfonditamente dei tre macrogruppi dei disturbi alimentari, ovvero anoressia, bulimia e binge eating. Però appunto ci sono varie sfaccettature e in questa storia noi vediamo come questi tre tipi di disturbi alimentari molto spesso si vanno ad intrecciare, sfociando in brevi periodi nel quale la persona interessata, la persona in questione, va prima magari a digiunare piuttosto che poi a ingozzarsi e vomitare. Ci sono veramente un sacco di metodi, e mi dispiace parlare di metodi per dimagrire in questo libro perché non sono metodi, sono malattie, queste sono vere e proprie malattie. Insomma, questa è una storia comunque molto molto toccante, cruda, dura e crudele. Io mi sono sentita molto molto empatica perché non si va semplicemente ad analizzare il problema, la malattia, ma soprattutto quello che c'è dietro. Tutti i pensieri, le macchinazioni, i meccanismi in generale che vengono innescati nel momento in cui si ha a che fare con il cibo e con questo tipo di disturbo. Lo capisco perfettamente perché ci sono passata anch'io e a tuttora ci passo. Infatti, una cosa che viene molto spesso sottolineata in questa storia è che il disturbo alimentare è vero che fa parte, sicuramente si amplifica in una parte della tua vita, ma non te ne liberi mai. Sicuramente la terapia, la psichiatria, la psicologia, psicoterapia possono aiutare a risolvere una parte del problema, ma è un meccanismo che diventa talmente insito in te che è difficile liberarsene, veramente difficile, e in pochi riescono a liberarsene del tutto, vivendo poi in seguito una vita, diciamo, tranquilla e un tranquillissimo rapporto con il cibo. E anche qui parlo per esperienza perché io in passato, non fatico ad ammetterlo, ho sofferto di binge eating e a tuttora ci sono dei momenti in cui ci ricasco, ma magari per noia piuttosto che per altro. Invece prima c'erano dei meccanismi molto più complessi che mi portavano a questo tipo di disturbo alimentare. Io non sono mai andata in terapia, forse avrei dovuto provarci, ma il problema è che quando si tratta di questo tipo di disturbo, così come anche qualunque altro tipo di disturbo che non ha a che fare con il cibo, quando tu intraprendi un percorso di terapia lo devi scegliere tu, non va imposto dall'esterno. Io ero arrivata a un punto da non accorgermi nemmeno di avere questo problema, ed è la chiave di questi problemi, il fatto di non accorgersene nemmeno. Quando me ne sono accorta, la mia soluzione è stata semplicemente impormi da sola una dieta che mi ha portato poi ad avere delle abitudini alimentari sane e a non rischiare di cadere di nuovo in questo tipo di alimentazione sbagliata. L'intenzione è più avanti magari di approfondire questa cosa, ma nel frattempo parliamo di questo libricino. Il libro stesso è frutto, secondo me, di una bulimia mentale, di una bulimia
nel voler vomitare tutto il proprio passato, la propria esperienza, il proprio disturbo su carta, di voler buttare giù su carta tutto quello che ci fa star male, tutto quello che ci ha fatto star male, tutto quello che rischia di farci star male in un futuro, in modo da averlo sempre sott'occhio. E trovo che sia un tipo di scrittura molto bello perché ti fa veramente addentrare nel problema, capire cosa pensa, come agisce, cosa si fa in un secondo momento quando ci si accorge di questa cosa. Ed è molto bello il coraggio che c'è dietro ad una scelta di questo tipo. Ripeto, io non so se sia autobiografico, se sia una biografia o che altro, ma ad ogni modo se è un'autobiografia, cosa che penso perché è difficile appunto entrare così bene nel problema se non lo si è vissuto, è un tipo di scrittura davvero forte, ma che ti fa comprendere appieno il problema. Mi piace pensare appunto che sia una sorta di bulimia su carta, ecco, dei propri problemi, perché secondo me è una caratteristica che fa di uno scrittore un buon scrittore, non tanto per quanto riguarda il tema principale del libro, ma in generale quando si tratta di esperienze personali è sempre bello leggere qualcosa che siamo sicuri derivi da un'esperienza personale, perché sono esperienze che, essendo talmente forti nella mente dello scrittore, poi arrivano direttamente alla mente e al cuore del proprio lettore. È un tipo di scrittura che voglio sperimentare. Mi piacerebbe effettivamente fare anche una cosa di questo tipo, buttare giù qualcosa di scritto sulla mia esperienza con i disturbi alimentari. Questo libro mi ha veramente aperto gli occhi, è risultato non empatico di più. Prima di leggere questo libro non ero arrivata così a fondo nei meccanismi che avevo nel momento in cui soffrivo di questo disturbo in maniera potente e consistente. E soprattutto in questo libro si parla in maniera abbastanza approfondita del binge eating volto poi a una bulimia nervosa piuttosto che semplicemente binge eating, punto, che è quello di cui ho sofferto io. In generale non è mai un male continuare ad informarsi in varie sfaccettature del tema su questo tipo di argomento, perché, ripeto, come ho detto all'inizio del video, ci sono veramente tantissime sfaccettature, tantissime connessioni tra questi tre macro gruppi di disturbi alimentari. Ognuno ha la sua storia, ci sono disturbi alimentari che derivano magari da una situazione familiare in molte situazioni, oppure da un passato traumatico per qualche strana ragione, da cattive esperienze con il cibo e l'alimentazione, derivano anche magari da dei meccanismi mentali che non sono dati da un contesto, dal contesto familiare, sociale, ma semplicemente che ci si crea da soli. Tante volte capita che questi disturbi alimentari vengano innescati dai mass media, dai messaggi che vengono lanciati sui social, non tanto in questo presente dove la filosofia curvy, diciamo, sta prendendo un po' più piede, la filosofia soprattutto del self-love o self-care e via dicendo, dell'apprezzarsi così come si è, ma quanto invece fino a qualche tempo fa dove il canone di bellezza era uno e per essere concorde, diciamo, con la struttura sociale bisognava assolutamente ricalcare quel canone o comunque rendersi conto che non si era abbastanza per raggiungere quel canone e di conseguenza tante volte viene innescata questa cosa per questo motivo. Non sto qua a parlarvi approfonditamente della mia esperienza, sono sicura che ci sarà sede e luogo per parlarvene in maniera un po' più personale, ecco. Qua stiamo parlando di un libro però che veramente consiglio a chi ha vissuto questo tipo di esperienza, ma anche a chi non l'ha vissuto, perché rispetto ad altre letture che ho fatto sempre sul tema, vi apre veramente gli occhi su quello che c'è dietro, che è la cosa più importante. Chiaro, se ne parla tantissimo di anoressia, di bulimia, di obesità, perché sono problemi che continuano a persistere negli anni, nonostante ci sia stata un'evoluzione a livello di canone di bellezza, ma ognuno ha il suo problema, è proprio questo il problema. Ognuno ha la sua storia e vanno lette tutte. Comunque, secondo me, quelle che emergono vanno sicuramente condivise e bisogna informarsi tantissimo su questo tema. Questo è un esempio di librettino che in un modo o nell'altro vi darà modo di entrare, di addentrarvi in una maniera sana, ma allo stesso tempo malsana, all'interno dei disturbi alimentari. Una cosa che posso criticare di questo tipo di libri è che molto spesso letture del genere vengono prese da chi mentalmente già è predisposto a questo tipo di disturbo, a ricavarne più che altro i metodi per entrare nel disturbo alimentare. E questa è una cosa sbagliata, ma non ci si può fare niente, secondo me, perché
se uno è predisposto mentalmente a questo tipo di problema, vuol dire che c'è un problema a monte, non è sicuramente il libro manuale che viene preso come manuale a innescare questo tipo di problema. Però, a parte questa piccola critica, che non è una critica al libro, ma una critica sociale, per il resto è una lettura veloce, una lettura che sicuramente tutti potete fare se siete pronti ad affrontare la gravità del problema, aperto a tutti, in particolare consigliato a chi ne ha sofferto ma che ne è guarito, oppure chi è in via di guarigione, secondo me, perché è talmente crudo, talmente duro nelle parole, nelle descrizioni degli atti che vengono messi in pratica per proseguire con questo disturbo alimentare che ti rendi conto e apri gli occhi sul problema, come ho fatto io. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Anche se è stata molto confusa, magari sotto certi aspetti, spero di no. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete letto il libro e se avete altre letture da consigliarmi sempre sul tema. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Mi piacerebbe anche lì parlare di questo tema per approfondire un po' l'argomento in generale per quanto mi riguarda, per cercare sempre di più di dettagliare questo problema, perché mi piacerebbe un domani scrivere qualcosa in merito, ecco. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo libro e questa recensione possano interessare i vostri amici, parenti e persone che conoscete, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video con Cartoon Joe il 13 agosto, questo giovedì. Invece con la prossima Books Review ci vediamo lunedì 24 agosto. Un bacione e alla prossima!